Ladies and gentlemen, are you ready? It's coming up, the rock band history with a new session, new episode, and we are talking about the story of AC/DC. Are you ready? Sure! Yeah! And so, let's start! Sì, cari amici, siete pronti per una nuova puntata di The Rock Band History! La rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo con grandiosi successi. E anche questa settimana parliamo e continuiamo con la storia dei mitici AC/DC su Science Web Network in www.sciencewebnetwork.it. Puntata numero 60, la numero 14 di questa seconda edizione, il secondo anno che va in onda The Rock Band History, sempre qui su Science Web Network. Puntata in onda ogni giorno dal lunedì 6 maggio 2013 alla domenica 12 maggio 2013, tutti i giorni alle ore 00 a mezzanotte, alle ore 6 del mattino e poi ancora alle ore 12, ovvero a mezzogiorno, ed infine alle ore 18, alle 6 di sera, sempre rigorosamente orari italiani, CET, set Central European Time! E comunque sempre a disposizione, riascoltabili nel nostro sito in www.sciencewebnetwork.it. E ciao a tutti, benvenuti ad una nuova puntata di The Rock Band History. Come avete per appunto ben capito ormai, un calorosissimo ben ritrovati a tutti quanti voi, carissimi amici web radio ascoltatori, non solo di Science Web Radio, ma anche tutti coloro che ci ascoltano nella rete, e anche un caloroso benvenuto a coloro che mi ascoltano e ci ascoltano per la prima volta. Quindi un ringraziamento a tutti voi che mi seguite. E andiamo avanti con la storia degli AC/DC anche in quest'altra puntata. Pensate, la settima, se no anche l'ottava, non lo so, ho perso il conto. Ma comunque lo troverete scritto nel player, nei titoli che troverete scorrere qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. E naturalmente vi ricordo i nostri contatti, che sono sempre info@science.com per comunicare con il capo. E poi Gianluca, il sottoscritto, con Gianluca@science.com, se volete scrivermi direttamente personalmente per contattarmi, per farmi richieste, per richiedermi anche le vostre rock band preferite di cui parlare, o anche venire ospiti o dedicare alla vostra rock band o una band, se fate parte di una band naturalmente, uno spazio a voi appunto dedicato, parlando con voi, intervistandovi e quant'altro. E poi naturalmente Luca, il nostro responsabile organizzativo, con luca@science.com, se volete comunicare appunto con lui anche per fissare una data per venire ospiti nella nostra trasmissione di punta dei lunedì sera in diretta web, sempre su Science Web Radio, alle ore 10 di sera, dove io, Gianluca, il sottoscritto che vi sta parlando, il grande mitico Luca con il grandioso e soprattutto grosso Science, vi aspettiamo per le dirette. E poi in Facebook, nella nostra pagina Facebook, in YouTube troverete le varie cose che il grande Science vi carica, infine in Twitter troverete quello che Science vi dice per seguirci. Ed ora ricominciamo, ripartendo con la storia degli AC/DC da dove li avevamo lasciati l'altra volta, e vai! Eravamo arrivati quindi, carissimi amici web radio ascoltatori, alla appunto esibizione avuta davvero storica, con 500.000 persone, si dice, o anche un milione, come sempre alcuni dati della questura, alcuni dati, no scherzo, dei giornalisti, no adesso faccio delle battute un po' di bassa lega, cattivo gusto, però ci stavano, però veramente non si sa definire il numero di spettatori che vi furono quella volta, quindi si dice da 500.000 a un milione, quindi da metà al doppio.
per questa folla davvero incredibile mai raccoltasi per un concerto Hard and Heavy. E stavamo parlando, naturalmente, dopo il grande pubblico di Donington, quello di Mosca, dove appunto gli AC/DC avevano organizzato per la celebrazione della fine della dittatura comunista questo storico evento a cui parteciparono anche i Metallica, i The Black Crowes e i Pantera. Black Crowes, grande altro storico gruppo che mi piace un sacco, questi americani davvero incredibile, mi piace anche il rock americano, non pensavate, vero? Perché finora vi ho parlato sempre di band britanniche. No, scherzo. E comunque i pezzi registrati dal vivo nel tour di The Razor's Edge furono raccolti e pubblicati su AC/DC Live, uscito nell'ottobre del 1992, sia in versione singola sia in versione doppio album. E il ritorno al grande successo per molti versi fece definitivamente entrare gli AC/DC fra le icone del rock e segnò così la fine di quel periodo veramente nero, ma comunque anche di un periodo prolifico per il gruppo, escludendo poi un singolo, Big Gun, prodotto da Rick Rubin e scritto per una colonna sonora del film Last Action Hero. Ricorderete, spero, con Arnold Schwarzenegger. Tra l'altro, scusatemi, a me piacque quel film. Magari qualcuno criticherà questa cosa, però mi piaceva l'idea del film nel film, cioè di questo ragazzino che con un biglietto magico entrava nel cinema ed entrava anche appunto nello schermo con il film, partecipando alle scene di azione tipiche poi di quel genere di action movie di Schwarzenegger. E l'album, ancora prodotto da Rubin, vide l'abbandono di Slade in favore di Phil Rudd. Le discordie di inizio anni 80 erano da tempo state messe un po' da parte e, secondo il gruppo e la maggior parte dei fans, Rudd era sempre stato il batterista più adatto al suono degli AC/DC. E Ball Breaker fu un buon successo commerciale e fu ben accolto da pubblico e critica, malgrado alcune obiezioni sulla performance canora di Brian Johnson, la cui voce apparve, diciamo, piuttosto logorata da anni di tour e di incisioni in studio, e sulla naturalmente prevalenza dei brani un po' dell'epoca. E diciamo che in effetti la voce di Johnson era andata un po' a calare in quei tempi. E arriviamo agli anni recenti. Nel 2000 venne pubblicato Stiff Upper Lip, davvero grandioso questo album. Naturalmente io ce li ho tutti, quindi li conosco benissimo, e mi diede la carica dopo anni che non ascoltavo gli AC/DC. Questo nuovo album davvero sempre in stile, è incredibile. Loro per 20-30 anni hanno avuto sempre questo 4 quarti di batteria classico, standard, tuncia, 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 dico io, ma questa era più la discoteca, e sempre quello andava, e per la maggiore una locomotiva, insomma, che andava, e per la maggiore furono album davvero di successo, e comunque sempre con quello stile. Ed è incredibile come diciamo così, l'affetto e l'amore dei fan li ha sempre sostenuti e mai abbandonati nel corso dei decenni. E l'album che rivide alla produzione George Young, dal punto di vista commerciale e musicale probabilmente non rappresentò sinceramente uno dei capitoli fondamentali della carriera degli AC/DC, però sicuramente rappresentava il ritorno del gruppo alle grandi apparizioni dal vivo. E nel 2000 e 2001 infatti dimostrò che, pur avendo ampiamente passato i 25 anni di carriera, i vecchi rocker erano ancora in grado di smuovere grandi folle ed entusiasmare più di una generazione di appassionati. Il 31 dicembre dello stesso anno, in Nuovo Messico, alcuni dischi del gruppo furono bruciati per via del presunto satanismo attribuito alla band. La stessa sorte toccò anche ai romanzi di Harry Potter, e quindi vedete un po' voi. E quasi contemporaneamente poi all'uscita di Stiff Upper Lip, al gruppo venne intitolata una strada in un sobborgo di Madrid in Spagna, evento che peraltro poi si ripeterà anche nel 2004 per una strada di Melbourne in Australia. E gli AC/DC sono ancora oggi tra i pochi gruppi rock ad avere ricevuto questo tipo di onorificenza. Bene, cari amici, e anche per questa puntata di The Rock Band History è davvero tutto sugli AC/DC, e ci sentiamo alla prossima puntata, la prossima settimana, e mi raccomando, stay on time with Sirius Web Radio on www.siriuswebnetwork.net. Be happy, be safe, and don't let anybody put you and make you down. Come on, ladies and gentlemen, let's get rock together. Ciao a tutti.